generale dell'Italia, che cosa la preoccupa? Mi preoccupa l'assenteismo dei buoni e non la cattiveria dei pochi. Questa è la grande frase di Luther King, ripetuta molte volte, no? L'indifferenza, il vuoto del sabato notte, la chiesa poco profetica, i giovani stanchi, le scuole ripetitive, una certa l'amplificazione dello scandalo, pur esistente, vero, però se ne è fatto adesso come se tutti i politici fossero corrotti, non è affatto vero, la non capacità progettuale, la mancanza di intrapresa e soprattutto che poco si intravede. Ecco, per dirla, la siepe dell'infinito c'è, ma il poeta non torna indietro. Insiste, si siede, medita, compara, ascolta, intravede e sente che c'è un vento che passa oltre la siepe e gli porta la voce dell'infinito. Ecco, a noi manca oggi questo, il credere che l'infinito è ancora vivo, che c'è nel cuore dei giovani, che possiamo farcela, però chiede a noi di stare seduti, sedendo e mirando. Comparo, cioè il piccolo mi fa parola del grande. Quindi ai giovani che cosa si può dire, perché siano essi stessi artefici di un futuro migliore, quindi quale fondamento può dare la loro speranza? Qualche giorno fa noi abbiamo avuto Don Matteo e Armando, che ci ha detto usate il metodo Madrid, che lui l'ha chiamato così a livello giornalistico, no? Fatto di tre cose, fateli capire ai giovani che sono importanti, preziosi, che per loro dedichiamo tempo e spazio, che quindi li stiamo vicini, anche se non vengono loro, saremo noi a farli sentire. Secondo, ascoltiamoli molto, rendendoli capaci di darci il loro grido, e allora loro purificano noi, purificano la nostra politica, rendono più bella, più limpida, più povera, più sobria la nostra Chiesa, perché giustamente a loro non si può parlare se noi siamo garantiti solo di buone parole a loro. E quindi il loro grido, non noi ma loro, è Ruth che aiuta Noemi e Noemi consiglia Ruth, però Ruth quel momento restituisce a Noemi la voglia di ricominciare, perché Ruth non l'abbandona. Terzo elemento importante, creare dei segni, il progetto Policoro, accompagnare con... occorrono veramente adulti più progettuali, meno egoisti, più concreti. Pensate solo se qui ha un'esperienza nelle banche, aiutasse le cooperative a nascere, chi ha uno studio notarile a aiutare, chi ha un'esperienza sociale ad essere vicino. Cioè fare in modo che queste cose siano, che quello che abbiamo vissuto a Madrid, dove io ho dormito per terra nella palestra come tutti, non ho dormito niente la prima notte, poi la seconda mi sono un po'... Cioè, questo è il punto, ecco, alcune cose così. Grazie. Grazie.